Questa generazione è una generazione malvagia. È un'affermazione molto dura, quella che oggi il Signore dice nel Vangelo. Malvagi. Noi speriamo che nessuno nella vita ci dica che siamo malvagi. In fondo noi pensiamo di non essere cattivi, di non essere delle brutte persone. E nella maggior parte delle situazioni noi non siamo persone cattive, non siamo malvagi, ma più che malvagi, più che cattivi, possiamo essere superficiali, cioè possiamo essere persone che non si accorgono di ciò che hanno veramente nella propria vita, non si accorgono della presenza del Signore nella propria vita. E credo che il Signore, quando ci dice generazione malvagia, non ci sta dicendo che siamo persone cattive, ma che siamo persone superficiali. Perché il Signore nel Vangelo di oggi rimprovera la sua generazione perché non è saputa rimanere attenta alla presenza del Signore, ai segni del Signore. Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone, ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Tante volte nella nostra vita il Signore si fa presente, si fa presenza attraverso i fratelli, attraverso le persone che incontriamo, ma noi non lo riconosciamo. Noi diamo per scontata la sua presenza, noi cerchiamo una presenza misteriosa o anche grande, potente del Signore, ma siamo superficiali, non sappiamo rimanere attenti ai segni dei tempi. Allora in questa giornata vogliamo chiedere al Signore di guidarci, di illuminarci, di saperci dare quella grazia di riconoscere la sua presenza in ogni momento della nostra giornata. Solo così potremo riconoscere il suo amore per noi e riconoscere anche la missione a cui il Signore ci chiama giorno per giorno. Solo così potremo essere buoni operai nella messe del Signore, lì dove siamo, qui dove siamo, ora. Questa generazione è una generazione malvagia, ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone, più grande di Giona.